Caraso si è svolta in località Remogna la cerimonia di inaugurazione ed intitolazione della caserma Maresciallo Capo Rinaldo Baldassarri, sede del soccorso alpino della Guardia di Finanza. All'evento hanno partecipato autorità civili, militari e religiose nazionali, regionali e locali. Una giornata importante e bellissima, inaugurare un nuovo presidio di questo livello qui a Roccaraso, grazie al lavoro della provincia, grazie al lavoro della Guardia di Finanza, è qualcosa di importante. Quest'oggi festeggiamo due momenti, il momento dell'inaugurazione e il momento del conferimento della cittadinanza onoraria al soccorso alpino Guardia di Finanza di Roccaraso. Un segno importante di riconoscimento a tutte queste persone che passano ogni giorno il loro istante, la loro vita a servizio degli altri e garantiscono la nostra sicurezza. Una struttura importante per il centro Abruzzo. Indubbiamente unica, dobbiamo essere tutti orgogliosi come Abruzzo per avere una realtà così importante, un presidio così fondamentale che solo le regioni del nord hanno. Qui dobbiamo essere orgogliosi come abruzzesi, non solo come cittadini dell'Alto Sangro, e quindi è un momento di grande festa, un momento di grande ringraziamento a queste persone, a questi uomini delle forze come la Guardia di Finanza per tutto quello che stanno facendo per la nostra terra. Oggi inauguriamo il nostro presidio, il nuovo presidio per quanto riguarda la stazione Soccorso Alpino. Ci troviamo qui alla Remogna, in prossimità delle piste da sci, degli impianti sciistici, dove noi in inverno facciamo vigilanza per garantire, diciamo, il stia soccorso, che tutti rispettino le regole della montagna. Una struttura importante. Sì, importante perché è situata tra i due parchi, quindi il Parco Nazionale della Maiella e il Parco Nazionale d'Abruzzo, e da qui quindi facilmente raggiungibile sia per quanto riguarda il soccorso per persone infortunate e disperse, e sia per quanto riguarda anche il discorso della neve in montagna, quindi sulla Maiella, dove vengono molti utenti a fare sci-alpinismo. Per noi è una giornata di importanza fondamentale. Il soccorso alpino è a Roccaraso dal 2007, aveva bisogno di più spazio, di trovarsi anche in una posizione più funzionale in relazione ai suoi compiti, e oggi finalmente noi coroniamo, diciamo, questo disegno grazie alla collaborazione della provincia e del comune, che ci ha messo a disposizione questa struttura ex casa cantoniera che ci consente di essere in prossimità del nostro ambiente operativo. E voglio ricordare che questo di Roccaraso è il più importante comprensorio sciistico del centro sud, parliamo di oltre 1 milione di presenze all'anno, e quello che significa per noi solo nell'ultimo anno 59 interventi di soccorso e 69 persone tratte in salvo. Essere più vicini al posto dove si lavora e anche con la possibilità di sfruttare un'elisuperficie qui vicino, io direi che ci mette veramente nelle condizioni migliori per rendere un servizio ancora più importante.